Uno dei problemi più gravi che ravviso è l'abitudine. Se 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, vicino a casa sua, fossero arrivati nottetempo 40 clandestini che andavano ad abitare in un appartamento, ci sarebbe stata un'insurrezione di popolo perché giustamente uno non sa chi siano, non sa da dove arrivano, non sa da dove vogliono andare, ti ritrovi con delle persone che non conosci e ovviamente ti senti insicuro. Il problema oggi è che noi con tutta questa faccenda incontrollata ci stiamo abituando, per cui noi andiamo addirittura a chiedere alla signora che sta manifestando lì in piazza la propria preoccupazione per quale motivo lei sia preoccupata se si trova 30 persone che non conosce vicino a casa sua che non fanno nulla dalla mattina alla sera di un'altra nazionalità, di un'altra religione, Chiaro. no, e andiamo a chiedere No, ma perché è questo è chiaro. preoccupata. Cioè, Questo è stiamo arrivando chiaro. addirittura all'assurdo per Cioè, cui chiediamo alle persone questo è perché sono chiaro. preoccupate. Sì, Ma Roberto, no, vent'anni noi lo fa, chiediamo guarda, non perché siamo legittimo, preoccupati, se io mi perché trovo noi in giardino vogliamo una persona portare che non un ragionamento. conosco, mi Sì, preoccupo. capo. Mi Fermatevi un attimo. preoccupo.